Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la lezione numero 6 di Dispenser Slap. Dispenser Slap cos'è? Quel piccolo manualetto PDF che puoi scaricare gratuitamente dal mio sito, in cui andiamo a impostare il movimento del pollice. Siamo arrivati già fino alla lezione 5, le puoi andare a vedere indietro anche le altre per vedere come funziona. Appunto, la numero 6 è simile alla 5. Perché lavoriamo sempre su una corda, sempre con le ghost note in battere, ma lavoriamo sulla corda di La. Quindi le note interessate sono Re e Mi, tasto 5 corda La, tasto 7 corda La. Quindi rispetto alla 5 è un pochettino più difficile perché colpire con il pollice la corda di La, che è un po' più sottile, è un pochettino più difficile appunto per far uscire bene il suono. Mi raccomando, lavora bene molto sull'attacco del suono, sull'angolazione del pollice. Tieni conto che quando suonavi in Mi il pollice era così, quando vai in La il mio consiglio è quello di mantenere l'angolazione. Quindi se io suonavo così sulla corda di Mi, quando vado sulla corda di La vado a spostare l'impalcatura e lavoro con la stessa angolazione del pollice e dove riesco cerco di appoggiare il palmo sulla corda di Mi per far sì che questa non risuoni, perché se io vado a fare la nota così senti sotto che c'è un. Invece se appoggio questa parte del palmo sulla corda di Mi, poi di qua ruoto comunque il pollice così, senti che questa non può suonare. E io non avrò delle vibrazioni sotto che vanno poi a rovinare il mio suono. Quindi abbiamo Re, Mi. Partiamo all'inizio, si fanno degli ottavi, o una battuta di Re, una battuta di Mi. Anche qua puoi suonare o staccate, oppure più attaccate, così come sono scritte. Sono utili tutte e due, come dicevo nell'altro video, perché potremo usare o uno o l'altro, tu devi saperle fare tutte e due. Poi andiamo a mettere le ghost, magari proviamo a suonare un esercizio insieme, così lo vedi anche da qua, dalla videata. Prendiamolo molto lento, l'80 bpm, 4 volte per ogni linea. 3, 4. Re, Mi. Adesso le faccio staccate. È la mano sinistra che deve staccarle. Secondo. Una ghost e tre note. Più staccate. Quindi due note, due ghost, due note. Ultimo giro. Giro. E finisce qua. Perfetto. Bene, mi hai accompagnato anche tu, puoi usare il video, mandalo indietro, prova a suonare con me. Chiaramente poi se prendi gli audio, qua ne hai per questa lezione, hai
tutti questi audio, 70, 80, 90, 100, fino a 140, questa base senza basso, poi abbiamo la base col basso, così se vuoi sentire come suona, e poi abbiamo tre bellissimi incipit dove andiamo a tre velocità anche qua, dove il primo giro viene suonato con il basso, ti lascia il buco di tre volte la lettura dell'esercizio da solo e poi passa automaticamente a quello dopo, faccio suonandoti il basso il primo giro e poi sparendo. Spero che sia utile questa cosa, almeno io la trovo utile perché innanzitutto ti segue dalla base. Molto lento, ti porta su di velocità, ti fa sentire il basso, ti toglie il basso. Quindi io cerco nei miei metodi di far sì che l'allievo venga un pochettino accompagnato, coccolato e portato a studiare in maniera comoda e utile. Quindi non mi serve quasi a niente avere una base di 3 secondi che mi fa sentire il giro e basta. Devo avere anche gli strumenti per poi poter studiare e mentre studio anche migliorare, quindi la mia base deve cambiare e deve durare diversi minuti. Ok, ho parlato troppo. Ci vediamo al prossimo video con la prossima lezione. Grazie ancora e ciao al prossimo video.